Fra Rocchetta Tanaro e Vincchio d'Asti si è tenuto il Festival del Paesaggio Agrario. Anche quest'anno si sono sentiti dibattiti di alto profilo con relatori di prestigio. Qui alle nostre spalle vediamo dei ragazzi, cosa stanno facendo? Beh, questo è il pezzo proprio dedicato alla scuola, come era stato annunciato in occasione del trentennale del parco di Rocchetta. Con i bambini abbiamo deciso di ricordare tutte le attività didattiche che abbiamo svolto con i bambini. In particolare nell'anno della biodiversità ci siamo preoccupati di indicare le attività destinate a segnalare potenzialità e potenziali biodiversità e in particolare progetti che sono stati costruiti con loro. I bambini che vedete alle nostre spalle sono in un meleto, è un meleto che è stato battezzato il meleto della memoria perché su iniziativa dell'Associazione Comunica, dell'Amministrazione Provinciale, Assessorato Ambiente e nostra come Ente Parchi, in collaborazione col vivaista Claudio Caramellino, abbiamo collocato in quella sede tutta una serie di specie di mele che non esistevano più. Le mele, tutto il progetto e le mele da qui a quando gli alberelli diventeranno piante a tutti gli effetti e produttrici a tutti gli effetti, sono seguite dalla scuola elementare di Rocchetta Tanaro. Credo che la Tre Giorni sia stata molto vivace, sono stati incontri che hanno affrontato la tematica del paesaggio, l'uso e l'abuso del suolo, anche con una dialettica accesa, interessante, e questo ovviamente ci fa piacere perché dallo scambio di idee, dallo scambio di opinioni, al di là dello scontro, noi speriamo che nasca l'incontro e quindi la possibilità poi di ragionare in termini produttivi per il territorio. L'ultima serata di Cante Bergera, il festival nostro, sarà al Teatro Alfieri il 2 di ottobre, quindi sabato prossimo, ed è in quella sede che do ovviamente appuntamento a tutti, ringraziandovi per l'attenzione e l'accompagnamento che ci avete concesso in questi giorni. Qui per il trentennale del Parco Naturale di Rocchetta, tra l'altro questo trentennale è inserito in questo Festival del Paesaggio Rurale che si conferma come una delle iniziative, diciamo così, più all'avanguardia nel panorama dell'incontro fra ambiente, agricoltura e sviluppo sostenibile. Sì, credo che sia un importante contatto natura, agricoltura e anche qualità della vita, e credo che sia questo un po' un simbolo il festival, ma anche questa manifestazione che praticamente premia una realizzazione fatta dal nostro primo presidente WWF, Marchese Marincito della Rocchetta, che ha donato poi questo territorio al comune per farne un parco. Un parco che devo dire è bellissimo, è uno dei pochi, diciamo così, dell'Astigiano, di boschi. E bene, mi ricordo sempre il ricordo del nostro primo presidente, che fu una persona così importante e generosa, che oltre a questo anche altri luoghi tutta Italia donò appunto al farne delle aree protette. Ecco, non è facile comunque far incontrare il mondo produttivo, in questo caso si parla di agricoltura qui, con l'ambiente, però in questi ultimi anni ci sono stati dei segnali molto incoraggianti. Si capisco, qua l'agricoltura rende moltissimo e capisco che ogni remora, ogni limite alla propria espansione a danno della natura possa essere in qualche maniera visto non tanto con simpatia. Invece è proprio importante per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per chi verrà dopo di noi su questo territorio, conservare dei resti di questa meravigliosa natura piemontese, credo che sia importante. Al di là del vino, naturalmente, che è sicuramente di grande valore. Un momento di dibattito intenso su quello che è la comunicazione da dare ai consumatori, o meglio ai cittadini che consumano i prodotti agricoli, alimentari. In questo momento si sta dibattendo su una legge che riguarda l'etichettatura, è una legge partita bene in qualche modo, che però rischia di perdersi nel percorso, che sappiamo parlamentare è sempre difficile, rischia di perdere quegli aspetti di principio politici importanti. Era il fatto di garantire in qualche modo tutte quante le filiere alimentari e da fare in modo che tutte possano avere in etichette indicazioni che consentano ai consumatori di conoscere
cosa bevono e cosa mangiano. Mattina, al termine di questi tre giorni congressuali, nel terzo giorno è stato presentato anche questo suo libro, che vuole mettere ancora una volta l'accento sul grande potenziale umano del nostro territorio, quindi le vigne, la terra, va benissimo, ma anche la forza di tanti uomini e tante donne, il loro lavoro. Certo, il titolo è Gli uomini e la terra, il patrimonio economico, ambientale e culturale del paesaggio agrario. Il volume è praticamente la prima edizione del Festival del Paesaggio, quindi ha un raggio di interessi molto vario, che va dalla cementificazione alla qualificazione dei prodotti d'eccellenza, dalle pratiche dei comuni virtuosi alla pianificazione territoriale, ed è un contributo allo studio del paesaggio economico, del paesaggio agrario dal punto di vista economico, perché da molti anni, da quasi 40 anni, nulla è uscito su questo argomento, e quindi questo è un contributo molto interessante, che vede il paesaggio agrario non come una statica statuina da conservare nella memoria, ma come un elemento fondamentale nella produzione e nella valorizzazione dei prodotti, e quindi come un patrimonio economico. D'altra parte, i nostri contadini come definivano il loro luogo di vita e di lavoro? Campagna, che aveva due significati: uno era l'annata di lavoro e il raccolto, e l'altro era il loro ambiente, la loro vita. E il paesaggio agrario è questo: se non c'è un'agricoltura remunerativa, qualificata, rispettosa dell'ambiente, non c'è paesaggio agrario. Su questo abbiamo costruito l'idea del secondo Festival del Paesaggio Agrario.